Io sono Sandro Cossiga, avvocato, 32 anni, espressione della società civile, giovani professionisti, e la mia candidatura nasce proprio per questo. Io i contenuti della Laudato Si', li conosco, come ho approfondito anche con l'Evangelii Gaudium. In effetti, proprio lo spirito che contraddistingue la mia candidatura come il gruppo che mi sostiene è uno spirito che comunque parte dalla dottrina sociale della Chiesa. Io ho colto con grandissimo piacere anche questo momento perché ho frequentato la scuola di politica proprio su iniziativa del nostro vescovo, ma lo stesso Papa, lo stesso Santo Padre, vediamo come ogni giorno esorta le istituzioni a richiamare un poco, a spolverare, ecco, quel fuoco, a rinvigorire quel fuoco cristiano che abbiamo nel nostro cuore. E quello deve essere il punto di partenza per l'impegno istituzionale di chi si avvia a governare una città. Io nel mio programma ho da subito inserito, proprio per l'esigenza che c'è dei cittadini di intervenire nelle scelte e proprio per la trasparenza di, al di là del programma, che è stato un programma partecipato, quindi formato con le persone, anche il bilancio sarà un bilancio partecipato, quindi una parte del bilancio della città verrà deciso come spendere proprio dalla gente attraverso incontri, così come anche il piano triennale delle opere pubbliche. Le opere pubbliche da realizzarsi saranno decise insieme alle persone, proprio massima trasparenza. Ogni gestione sarà affidata attraverso bandi pubblici, nessun affidamento diretto, anche se la legge consente delle soglie, a noi non interessa. Tutto per bando, tutto massima trasparenza, perché dobbiamo far capire alle persone che si può credere nella politica e la politica trasparente può essere fatta. In realtà si fa politica solo per pensare alle prossime generazioni, al di là della gestione ordinaria del tempo, quindi dell'immediato. Chi fa politica, comunque, mi auguro che chiunque altro come me che vuol fare politica lo deve fare solo in quest'ottica, perché anche come giovane io mi voglio impegnare affinché i nostri giovani non vadano via. Purtroppo abbiamo questo problema del lavoro, così abbiamo il problema della gestione del grande patrimonio, dei grandi doni che ci ha fatto il Signore sulla nostra terra. Il problema è la lungimiranza, un progetto che sia culturale e di prospettiva. Questo è essere giovani, non una questione anagrafica, una questione di mentalità. Assolutamente, come tutti sanno, noi ci stiamo battendo proprio per eliminare il disagio abitativo, il disagio sociale che vivono specialmente le zone più disagiate della nostra città, mi riferisco alle periferie. Quindi noi ci impegneremo prima di tutto per dare dignità abitativa alle persone, ma come dice anche il Santo Padre, il lavoro, perché il lavoro è una questione di dignità anche delle persone. Quindi noi ci dobbiamo battere per questi due aspetti fondamentali. È inutile fare demagogia, noi dobbiamo essere concreti, dire alle persone cosa faremo, come lo faremo, quindi sviluppo dalla risorsa mare al turismo, ma allo stesso tempo far sì che le periferie non vengano abbandonate e che ci sia una città di serie A e una città di serie B. Assolutamente, noi abbiamo previsto che proprio sempre a partire dalle periferie, perché dobbiamo pensare che nelle periferie c'è il maggior rischio anche per i giovani, creeremo dei luoghi di aggregazione per giovani, per anziani, per le famiglie, in modo che anche fatta una certa ora, anche d'inverno, non scatti il coprifuoco, ma ci siano luoghi di aggregazione per le famiglie, perché il punto per poter far saltare, per far scattare, ecco, l'orgoglio delle persone e farle riscattare alla vita e ridare importanza e centralità alla famiglia, ai valori, ai momenti di aggregazione veri e sinceri, al di là del social, al di là del web, di tutto quello che si sta. Noi dobbiamo lavorare in controtendenza, sono i rapporti personali quelli che contano, e noi incontreremo. Questa è una cosa che abbiamo anche detto e faremo, incontreremo la gente. Io incontrerò le persone 2 o 3 volte a settimana, le porte aperte. È centrale. È centrale la solidarietà che non è assistenzialismo, è anzi riempire quel gap che si è creato tra quei pochi potenti e ricchi che ci sono e tutto il resto delle fasce disagiate. Noi dobbiamo essere vicini alle persone e non pensare di poter spendere centinaia di migliaia di euro per fare un'illuminazione natalizia e poi finanziare soltanto con poche migliaia di euro diciamo un sollievo anche economico e dal punto di vista proprio del pane quotidiano alle persone. Quindi dobbiamo mettere al centro di nuovo le persone, e questo è l'impegno sociale che noi mettiamo, le persone.
Vabbè, il Papa in questi ultimi giorni proprio sta parlando tanto dell'imprenditoria e del ruolo dell'imprenditore, che non deve essere quello del semplice arricchimento personale. Non possiamo pensare che per mantenere uno stile di vita piuttosto alto poi bisogna licenziare le persone. Il vero imprenditore è quello che gioisce ma soffre principalmente insieme ai suoi operai. Quello che noi stiamo cercando di mettere in campo ed è presente nel nostro programma, ci sono processi di defiscalizzazione per chi vuole avviare nuove attività nelle aree periferiche, quindi per recuperare le aree periferiche. Gli imprenditori che hanno il coraggio di farlo avranno dal lato loro l'amministrazione con processi di defiscalizzazione. Chi vuole assumere giovani di Pozzuoli avrà anche vantaggi fiscali. Noi dobbiamo renderci conto che il comune, l'amministrazione deve essere a fianco della gente, a fianco dei cittadini, a fianco degli imprenditori, e noi questo intendiamo fare.